Nicolò Rinaldi al microfono per voi ancora una volta per raccontare questo imminente confronto che avrà inizio tra pochissimi minuti con protagoniste la formazione di casa, ovviamente in maglia biancorossa, la Casagrande Padana, e come contendente niente poco di meno che quella che in questo momento risulta essere la squadra più forte in Italia. Signore e signori, con 37 punti fin qui conquistati, 18 vittorie su 20 partite disputate fin qui, Bressanone sul Tirol. Bressanone sul Tirol che in questo momento state vedendo sulla parte destra dei vostri monitor. Le altoatesine stanno facendo l'ingresso in campo e sono appunto chiamate sul parquet dalla nostra speaker. Tra poco vi daremo lettura ovviamente delle formazioni, degli schieramenti che i due tecnici presentano qui in questo sabato 9 aprile 2022, pochi minuti alle ore 18:30, quindi all'orario di inizio di questo confronto valevole per il 21esimo e penultimo turno della stagione regolare della Serie A1 Beretta di pallamano femminile. Bressanone sul Tirol quindi che vuole a tutti i costi espugnare il palazzetto Cheope per blindare il primo posto, un primo posto che potrebbe ancora essere insidiato dalla Iomi Salerno, in questo momento la più diretta inseguitrice delle sudtirolesi. D'altro canto però la Casagrande Padana vuole credere nell'impresa, cercherà l'impresa fino in fondo, anche perché diciamo l'aria che tira nell'ambiente biancorosso, giustificatamente, ci mancherebbe altro, è quella di una salvezza senza passare attraverso i play-out, ma per conquistare tale obiettivo manca ancora il conforto della matematica, un conforto che deve essere costruito. Cogliendo un risultato utile questa sera, sia esso la vittoria oppure il pareggio, le biancorosse allenate da Marco Agazzani potrebbero festeggiare la permanenza in Serie A1 Beretta senza alcun timore di smentita e senza, come detto, passare attraverso gli insidiosi spareggi play-out di fine annata. Tuttavia, insomma, cogliere almeno un punto contro questa Bressanone sul Tirol pare essere una vera impresa. Se la Casagrande Padana riuscisse nell'intento sarebbe una vittoria, quantomeno un pareggio davvero memorabile, in quanto la compagine allenata da Hubert Nössing fin qui ha compiuto veramente un percorso quasi perfetto. È una formazione che a buon diritto auspica di proprio riportare lo scudetto in Alto Adige a 37 anni di distanza dall'ultimo trionfo brissinese. Tra poco vi diamo lettura delle formazioni in campo, mentre intanto le squadre si salutano al centro del parquet del palazzetto Cheope. Ci sono appena arrivati quindi gli schieramenti e provvediamo subito a darvi lettura per dovere giustamente di ospitalità. Iniziamo dalla compagine del Bressanone sul Tirol che si presenta con la numero 8 Andrea Eder, con la numero 10 Sara Schatzer, con il numero 11 Nadia Abfalterer, con il numero 12 Sara Hilbert, con il numero 16 portiere Monica Prünster, con il numero 17 Giorgia Di Pietro, con il numero 18 Barbara Notdurfter, con il numero 19 Arasai Duran Morens, con il numero 20 Virginia Ucchino, con il numero 21 anche lei portiere Melanie Perntaler, con il numero 25 Giada Babbo, con il numero 28 Sofia Ghilardi, con il numero 44 Lena Di Carlantonio e con il numero 77 Vicky Wikoler. Come detto, l'allenatore è Hubert, detto Ubi, Nössing. Intanto si accendono le luci al palazzetto Cheope, Fiat Lux, per ovviamente favorire con una migliore osservazione del confronto sia da parte del pubblico qui convenuto al palazzetto Cheope, ma anche da parte vostra che ci state seguendo su Eleven Sports. E ora veniamo sempre in tema delle formazioni in campo alla Casagrande Padana, nomi ben noti al pubblico di fede biancorossa che segue queste nostre cronache casalinghe, con il numero 1 Valentina Bonaccini portiere, con il numero 3 Asia Mangone, con il numero 5 Nicole Giombetti, con il numero 7 Kimei Aileen Sausa Müller, con il numero 8 Francesca Franco, con il 10 Ilenia Furlanetto, con il numero 12 anche lei in porta Nadia Ayelen Bordon, con il numero 13 Sara Apostol, con il numero 14 Simona Artoni, partita intanto in questo momento, con il numero 16 anche lei con il ruolo di portiere Caterina Maria Mutti, con il numero 18 Alessia Artoni, con il 19 Marianna Orlandi, con il 20 Leila Mazzizzi,
con il 21 Matilde Giovannini, con il 26 Giulia Mattioli e infine con il 33 Gaia Lusetti. Allenatore, come abbiamo detto, Marco Agazzani. Partite quindi in questo momento alle 18:30 minuti esatti. In questo momento la prima azione dell'incontro è di marca brissinese. Giorgia Di Pietro prova la conclusione, ma il tiro si perde di poco a sinistra fuori della porta difesa da Caterina Maria Mutti. Dall'altra parte invece è Asia Mangone a siglare il primo gol di questa importante serata qui a Palazzetto Cheope. Lo ricordiamo, penultimo turno della serie a 1 beretta femminile di pallamano. 1-0 momentaneamente per la Casalgrande Padana. Il primo gol dell'incontro, lo ricordiamo, porta la firma di Asia Mangone. Se tutto andrà come l'ambiente biancorosso si augura, questa sarà l'ultima sfida casalinga di questa annata agonistica per la Casalgrande Padana. Quindi tra poco daremo, anzi nel secondo tempo effettueremo i saluti e i ringraziamenti irrinunciabili per tutti coloro che hanno collaborato a queste dirette e che hanno seguito questi collegamenti su Eleven Sports durante il campionato. Ma adesso è tempo di tornare sulla partita. Poc'anzi l'azione offensiva di Bressanone non ha sortito gli effetti che le giocatrici ospiti speravano, così la Casalgrande Padana zitta zitta ha già l'occasione per portarsi sul doppio vantaggio. Non gradisce questa situazione il tecnico altoatesino Ubi Nössing, lo vediamo già particolarmente alterato con le sue ragazze, e ne ha insomma fino a questo momento buone ragioni, anche perché è abbastanza singolare che dopo due minuti Bressanone, la corazzata Bressanone, non abbia ancora trovato la via del gol. Ma ovviamente guai a sottovalutare anche per un solo momento le altoatesine. Intanto la Casalgrande Padana cerca un pertugio offensivo, non lo trova, l'arbitro restituisce la sfera alle giocatrici ospiti. Questa volta Giada Babbo puntualmente non fallisce con un gran gol, un tiro imparabile per la pur brava Caterina Maria Mutti. 1-1 quindi, tutto da rifare, come appunto dicono i commentatori qualificati. 1-1 quando sono passati poco più di 2 minuti e mezzo nel corso di questa prima frazione di gioco. Sarà una serata molto lunga, molto importante, come detto. Diciamo sulla carta ovviamente Bressanone parte con i favori del pronostico, non potrebbe essere altrimenti. Del resto insomma la classifica parla chiaro, non soltanto la classifica ma anche la qualità del gioco che le bolzanine hanno saputo sviluppare fino a questo momento. Intanto c'è la traversa di Giada Babbo con Caterina Maria Mutti, molto brava a ipnotizzare la prolifica tiratrice sul tirolese. Qui c'è un altro legno però tuttavia colpito da Gaia Lusetti, quindi non cambia il punteggio, sempre 1-1, ma palla che rimane in questo momento in mano alle beniamine locali. Dicevamo, sicuramente Bressanone parte con i favori del pronostico, tuttavia insomma questa Casalgrande Padana ha dimostrato varie volte durante il campionato di saper insidiare da vicino anche le cosiddette, anzi le effettive superpotenze del campionato. Basti pensare, ecco, in particolar modo quando si gioca qui al Palacheope. Basti infatti menzionare la sconfitta di stretta misura che nell'autunno scorso le biancorosse hanno subito qui sempre al Palacheope ad opera di Pontigna, o più recentemente alla ulteriore sconfitta sempre per un solo gol di scarto maturata contro Salerno. Intanto Asia Mangone in grande evidenza in questo avvio di gara realizza il suo secondo centro personale, che è anche il secondo centro di squadra, 2-1. Asia Mangone che peraltro aveva avuto modo di proprio distinguersi particolarmente anche nel corso della gara di andata in quel di Bressanone, è un confronto che porta alla data dell'11 dicembre scorso. Nell'occasione le padrone di casa si imposero con un largo 38-22, con in particolare 9 reti di Sara Hilber e altrettante messe a segno da Giada Babbo. Tuttavia nelle file biancorosse Asia Mangone mise a segno ben 5 centri e si rivelò la migliore realizzatrice della formazione casalgrandese. Quindi insomma Asia Mangone, a quanto pare, almeno per quello che si è visto in questo primo scorcio di gara e anche all'andata, è particolarmente ispirata quando si trova ad affrontare le blasonate sul tirolesi. Riparte ora Casalgrande Padana, Ilenia Furlanetto, ma che gol, un gol alla Guerratti si sarebbe detto una volta. La rete in sottomano, la capitana casalgrandese spesso ha
di queste pregevoli invenzioni. Anche questa volta ha fatto centro, come spesso le capita quando lei sfodera questi pregevoli ed insidiosi sottomano. 3-1 quindi, è un avvio sicuramente molto propositivo e di grande qualità da parte delle biancorosse. Attenzione però a questa conclusione di Giada Babbo, che va puntualmente a segno. Una Giada Babbo infatti lasciata colpevolmente libera per pochi attimi da parte della retroguardia avversaria, pochi attimi che tuttavia sono assolutamente bastati all'ala ospite per individuare la via del gol. Del resto Giada Babbo è anche una tra le migliori realizzatrici del campionato, staziona per essere precisi al secondo posto della la classifica delle migliori realizzatrici della 1 Beretta femminile. Al primo posto c'è invece Ilenia Furlanetto, Ilenia Furlanetto che ha appena individuato per la sua volta la via del gol, quindi 4-2. È da elogiare questa Casalgrande Padana, sicuramente autrice di un avvio di gara per nulla intimorito, per nulla contraddistinto da timori reverenziali. Attenzione però, chiaramente è sicuramente molto presto per trarre le conclusioni in merito a questo confronto, per due motivi in particolare. Intanto perché sicuramente Bressanone sul Tirol, come vogliamo ripetere ancora una volta, ha numeri e un potenziale che assolutamente non si possono discutere. E poi insomma, la Casalgrande Padana proviene da una gara, quella di 7 giorni fa sul parquet padovano del Mestrino. 7 giorni fa insomma le biancorosse erano partite molto bene, fornendo un'ottima prova nei primi 20 minuti per poi però perdersi, per poi perdere l'orientamento. Quindi c'è ancora da stare parecchio in campana per quanto riguarda questa sfida valevole per il penultimo turno della serie A1 Beretta femminile. Lo ripetiamo, alla Padana basta un punto e sarà salvezza. D'altro canto Bressanone vuole difendere il suo attuale primato in classifica, lo ripetiamo a beneficio di quanti si fossero messi in visione e in ascolto su Eleven Sport solamente in questi minuti, in questo istante. E intanto riparte Bressanone, contropiede efficante, Eder, Andrea Eder difficilmente sbaglia quando si trova in queste situazioni. La capitana brissinese va a realizzare il 4-3 buttando la sfera in fondo al sacco alle spalle di una, in questo caso, incolpevole Caterina Maria Mutti. 4-3 quindi, ma è sempre la Padana in avanti. Più tardi saremo anche assolutamente dettagliati per quanto riguarda il calendario di entrambe le contendenti di questa sera, vale a dire sugli impegni che sabato prossimo coinvolgeranno le due squadre. E poi daremo, intanto qui e fuori purtroppo per le padrone di casa, il tentativo di Ilenia Furlanetto. Qui c'è un tentativo da parte brissinese, c'è l'intervento di Nicole Giombetti ai danni di Sara Hilber e gli arbitri Bassan e Bernardelle, lo diciamo per la prima volta questa sera, benvenuti anche loro, e assegnano il rigore a favore della compagine ospite, che così può impattare. Se ne incarica Rassai Duran Morens, specialista, contro di lei Valentina Bonaccini, portiere di San Rufino di Scandiano. Duran contro Bonaccini, Bonaccini intuisce la direzione del pallone, ma Rassai Duran Morens non si fa sorprendere e così va a realizzare il punto che permette a Bressanone di raggiungere la Padana nel punteggio. Ma Marianna Orlandi risponde subito con uno dei suoi gol dall'ala, una delle imprese di cui l'ala è assolutamente capace, l'ala biancorossa di Veggia di Casalgrande. Quindi 5-4, non c'è neanche stato il tempo di commentare il pareggio brissinese, che subito la Padana ha rimesso ancora una volta la freccia. E ora vediamo lo sviluppo dell'attacco intanto, e ne approfittiamo per esprimere la migliore buonasera, il migliore benvenuto a quanti ci stanno in questo momento seguendo dall'Alto Adige, da Bressanone, perché no, anche dall'Austria, dove la formazione attualmente prima in classifica ha un importante seguito. Quindi un saluto a quanti ci stanno seguendo in questo momento, sia di fede brissinese sia di fede biancorossa casalgrandese. Buon divertimento quindi, perché insomma, analizzando quello che sta accadendo in questi primi 10 minuti di gioco, tutto lascia intuire, tutto lascia pensare a una sfida particolarmente vivace, intensa e molto ricca di significati.
significati che vengono in questo momento resi ancora più marcati dalla rete messa a segno dalla centrale Gaia Lusetti, 6-4 per la Padana. Bressanone tenta di reagire con Alassai Duran Morens, intanto in porta per le biancorosse è tornata Caterina Maria Mutti, che tuttavia non può nulla su quella sassata dell'esperta numero 19 sul tirolese, 6-5 quindi, ma al primo parziale, che sarà quello del decimo minuto, la Casagrande Padana è comunque in vantaggio. Questo può sicuramente costituire una importante iniezione di fiducia per le padrone di casa, che, lo ripetiamo, stanno interpretando fin qui la sfida in un modo davvero ammirevole. Ripetiamo, nessun timore, nessun tentennamento, proprio al cospetto di una squadra veramente fortissima come quella al Cortesina. Terzo gol intanto di Asia Mangone, che per il momento è la migliore realizzatrice dell'incontro, 7-5. E non gradisce sempre Ubi Nössing, lo vediamo abbastanza contrariato con le ragazze da lui allenate, ma comunque ovviamente il Bressanone su Tirola ha tutto il tempo e spazio per provare a ritrovare l'orientamento, per provare a mettere a punto una bussola che in questi primi 10 minuti è stata piuttosto opaca per le bolzanine. C'è intanto un provvedimento arbitrale, c'è una ammonizione inflitta di Ilenia Furlanetto e c'è un rigore che verrà eseguito da Alassai Duran Morens, che punta a ripetersi quindi dopo il rigore messo a segno pochi istanti fa. 7-5, può diventare 7-6, ma Alassai Duran Morens deve fare i conti con la guardiana di Castelnuovo Scrivia, Caterina Maria Mutti, che in questo caso, però anche in questo caso, Alassai Duran Morens realizza in modo assolutamente impeccabile, 7-6, quindi Padana comunque ancora avanti quando siamo all'undicesimo e 30 secondi, un primo tempo che ha ancora parecchio da dire. Ricordiamo intanto che questa ricca ex serata sarà contraddistinta qui al Palacheo per anche da un altro appuntamento agonistico più tardi, nella fattispecie dalle ore 20:45 a salire alla ribalta sarà la squadra di A2 maschile, la Modula Casalgrande, che affronterà su queste tavole il Lions Teramo in un'altra sfida assolutamente di importanza notevolissima per il cammino biancorosso verso la salvezza. Quindi lo ricordiamo fin da ora, ma lo ribadiremo successivamente anche nel corso di questa partita, dalle ore 20:45, un altro appuntamento da non perdere con la serie A2 di pallamano maschile, Modula Casagrande contro Lions Teramo qui al Palacheo, oppure per chi non potesse essere presente in diretta sulla pagina Facebook del GSD Pallamano Spallanzani Casagrande. Ma noi adesso siamo in diretta su Eleven Sport e seguiamo l'azione di Bressanone per la Serie A1 Beretta femminile. Bressanone che fa abbastanza fatica ad attaccare la difesa schierata di Casalgrande, ma c'è Sofia Ghilardi che trova il punto del pareggio aiutandosi con la traversa. Il pallone è arrivato beffardo in fondo al sacco, ingannando la guardiana biancorossa Mutti, ma comunque 7-7 quando scocca in questo momento il 13° minuto. È una Casagrande Padana che non può affatto perdere il filo, non può perdere l'abbrivio vincente, non può perdere l'abbrivio qualitativamente elevato che l'ha contraddistinta durante i primi 10 minuti, anzi che la sta tuttora contraddistinguendo. Mangone molto ispirata, Lusetti, Furlanetto cerca una soluzione per Gaia Lusetti, tuttavia viene fischiato un intervento irregolare e la palla viene restituita a Bressanone con Giada Babbo, che non ha alcuna difficoltà nel finalizzare un piccante contropiede, nel portare avanti quindi la sua formazione per la prima volta in questa partita, 7-8 per le sudtirolesi quando stiamo veleggiando verso la metà della prima frazione di gioco, 7-8. Ma è una Casagrande Padana ancora più che mai in partita, è una Casagrande Padana che vuole assolutamente chiudere il discorso salvezza già questa sera cogliendo una vittoria o quantomeno un pareggio. In tal modo, se così fosse, la sfida di sabato prossimo contro le bresciane del Leno in terra lombarda sarebbe soltanto una formalità per suggellare ulteriormente la salvezza della compagine ceramica.
Qui però c'è ancora molto da dire e da sicuramente raccontare prima di pensare a sabato prossimo. C'è questo rigore che Ilenia Furlanetto, specialista delle conclusioni dai 7 metri, si appresta a provare a realizzare. Ilenia Furlanetto non da scampo alla pur brava Monica Prünster. Primo rigore biancorosso in questo incontro realizzato con freddezza da Ilenia Furlanetto e di nuovo 8-8, ma Sofia Ghilardi riporta avanti le giocatrici ospiti quasi subito, quindi è già 8-9. E adesso scocca in questo istante il 15° minuto, quindi siamo esattamente a metà della prima frazione di gioco. E gara, insomma, veramente che sta regalando parecchi spunti di interesse, parecchi anche sussulti, diciamo, chi pensava a una Casagrande padana che fosse destinata a soccombere nettamente. Qui intanto Monica Prünster rischia qualche cosa su un rimbalzo del Fado che comunque non si trasforma in un gol per Casagrande. Dicevamo, quanti pensavano a una padana destinata a soccombere nettamente, per il momento sono smentiti, anche se Sara Hilber realizza in questo momento il 10° punto per le Alto Atesine, primo gol personale per lei e 10° complessivo per la compagine guidata da Ubi Nessing. 8-10, quindi è ora la padana, ha bisogno assolutamente del gol. Questa azione che state in questo momento osservando sulla parte destra dei vostri monitor riveste un'importanza davvero basilare per le beniamine di casa, alle quali serve urgentemente un gol per evitare il rischio di perdere contatto con le blasonate, anzi blasonatissime avversarie. Furlanetto, Franco si fa largo in mezzo alla difesa brissinese, viene però fermata, c'è un 9 metri per la padana eseguito da Alessia Artoni. Furlanetto, Giusetti ancora, Furlanetto prova una soluzione, un scarico per Alessia Artoni che tuttavia viene fermata irregolarmente. C'è una munizione a carico di Andrea Eder e c'è il rigore conseguenzialmente assegnato alla compagine ceramica. Se ne incarica, manco a dirlo, Ilenia Furlanetto, miglior realizzatrice del massimo campionato femminile con 190 reti all'attivo, dato aggiornato a sabato scorso. Furlanetto realizza anche questo ennesimo rigore, 2 su 2, 4 sono i suoi tempi personali in questa partita, quindi è salita a 194 nel computo complessivo dei gol messi fin qui a segno in questa stagione. Ilenia Furlanetto, dicevamo, che guida la classifica marcatrici, al secondo posto c'è tuttavia Giada Babbo, tromboliera del Bressanone con 145 reti, e inoltre le sottilolesi possono anche contare su Arasai Duran, che occupa in questo momento il quarto posto tra le migliori goleador con 131 reti. Ma mentre davamo questi dati, Francesca Franco ha messo a segno un gran gol, una vera fiondata, una bordata che non ha dato scampo a Monica Prünster, realizzando così il nuovo pari per la Casagrande padana, 10-10. Tutto da rifare in questo momento. La padana aveva momentaneamente perso leggermente contatto rispetto alle avversarie, accumulando 2 gol di svantaggio, ma è stato un margine puntualmente colmato in queste ultime fasi grazie al rigore messo a segno da Ilenia Furlanetto e la fiondata firmata da Francesca Franco. Da Mariano Landi si invola, fa una corsa lungo l'ala, questo è un gol da manuale della pallamano, bravissima Marianna Orlandi, l'ala di Veggia di Casalgrande riporta avanti le biancorosse, 11-10. Attenzione intanto, Ilenia Furlanetto affiona il pallone togliendolo dalle mani di Andrea Eder e la Casagrande padana può ripartire. Il pubblico presente a Palacheo inizia a scaldarsi, ne ha ben donde, perché sta veramente vedendo una prova di grandissima qualità da parte delle proprie beniamine. C'è time out intanto che è chiamato dal tecnico Marco Agazzani, dal timoniere biancorosso, e quindi noi ne approfittiamo momentaneamente per riepilogare quello che è il tabellino emerso fin qui. Allora, sono passati 18 minuti e 44 secondi nel corso della prima frazione di gioco. Allora, per quanto riguarda la Casagrande padana, i gol portano le firme di Asia Mangone con 3
sigilli, un gol Francesca Franco, 4 per Ilenia Furlanetto, 2 per Marianna Orlandi e 1 per Gaia Lusetti. Per quanto attiene invece a Bressanone, un gol Andrea Eder, un gol Sara Hilber, 3 reti Arassai Duran Morens, 3 gol anche per Giada Babbo e 2 centri per Sofia Ghilardi. 11-10 il parziale a favore di Casalgrande. Entrambe le formazioni, anzi no, per quanto riguarda invece i tiri dai 7 metri, la Padana ha un 2-2, mentre invece Bressanone ha un 1-1. 2-2, pardon, entrambe 2-2, correggiamo il dato. 2-2 per entrambe le formazioni dai 7 metri. Dopo questo time out chiesto da Marco Agazzani si riprende, quindi riprendono le ostilità, ostilità sportive ovviamente qui al Palazzetto Cheope. Quando sono le ore 18:51 minuti di questo sabato 9 aprile siamo in diretta su Eleven Sports, ancora buonasera a quanti ci stanno ascoltando e seguendo dall'Emilia, dall'Alto Adige, dall'Austria ma più in generale da tutto il mondo. C'è grande interesse per questo incontro e quanto si è visto in questi primi ormai quasi 20 minuti sta ampiamente dimostrando insomma quanto questa partita sia in realtà è più incerta di quanto la classifica non possa lasciare a intendere. Padana ora in avanti, Lusetti, Furlanetto, Padana animata dall'intenzione di non disperdere l'ottimo lavoro svolto fin qui. Franco per Gaia Lusetti è contrastata efficacemente ma si rifugia nel passaggio in Francesca Franco. Franco vediamo se sfererà un tiro dei suoi, no, cede l'incombenza a Marianna Orlandi, Marianna Orlandi sembra sondare il da farsi, attenzione la Casagrande Padana, sotto passivo, deve tirare, è sotto passivo, niente da fare. Si addormenta con la palla in mano la Casagrande Padana e così Bressanone su Tirol può ripartire alla ricerca del pareggio. Quando siamo ormai vicinissimi al 20° minuto nel primo tempo, Bressanone con tutta calma, lo vediamo infatti non vuole perdere, non vuole affrettare insomma troppo i tempi, non vuole forzare troppe le conclusioni, consapevole del fatto di avere ancora tempo per ribaltare le sorti dell'incontro, tempo e spazio. Duran Morens, Di Pietro per Giada Babbo, contrastata da Marianna Orlandi. Babbo va comunque al tiro, questo è un tiro veramente da campionessa. Giada Babbo, gran gol questo, imparabile per Caterina Maria Mutti, un tiro che è andato ad infilarsi nell'angolino a sinistra del portiere, come si dice in questi casi, laddove vanno ad annidarsi i nemici dell'igiene, dove ci sono le ragnatele eventualmente, comunque insomma questa è un'espressione che riportiamo ad abbundanziam per sottolineare il grandissimo valore tecnico ed agonistico del gol messo a segno da Giada Babbo. Giada Babbo che può ripetersi adesso, cede la palla ad Andrea Eder, intercetta bene Caterina Maria Mutti ma c'è rigore per Bressanone su Tirol che così può riportarsi in vantaggio ancora una volta lei, Arassai Duran Morens, specialista nelle conclusioni dai 7 metri proprio come Ilaria Furlanetto lo è per la Casagrande Padana. Arassai Duran Morens contro di lei Caterina Maria Mutti, promettente portiere, stagione sicuramente molto incoraggiante e confortante quella per quella che il portiere di Castelnuovo Scrivia sta vivendo fino a questo momento. 2021-22, Duran Morens, anche in questo caso Mutti ha intuito la direzione della sfera senza però appunto riuscire ad impedire che il pallone andasse a depositarsi in fondo al sacco. 3-3 ai rigori quindi per Bressanone e quarto centro personale per Arassai Duran Morens. Di questi 4 gol, 3 sono arrivati dai 7 metri e uno invece su azione. 11-12, Bressanone è avanti ma la Casagrande Padana non vuole mollare. Ora Franco, Orlandi, Lusetti, Artoni, Alessia, vediamo ora Ilenia Furlanetto che cerca un passaggio per Alessia Artoni, non lo trova però e c'è un gol, c'è una rete a porta praticamente vuota, insomma, che va a sorprendere Caterina Maria Mutti. 11-13, questo non ci voleva, non mai bello ovviamente subire gol in questo modo, ma comunque la Padana ha tempo e spazio per reagire a questo colpo subito così a freddo in maniera inaspettata. 11-13 e ora si ripete il copione di cui avevamo già parlato 7-8 minuti fa. Padana sotto di 2
lunghezze, quindi serve un gol urgentemente, altrimenti Bressanone può davvero scappare nel punteggio parziale, con ovviamente conseguenze che sarebbero sicuramente negative per le padrone di casa. Lusetti, Furlanetto, attenzione Padana sotto passivo, Lusetti viene fermata molto bene da Rassai Duran Morens. Vediamo Alessia Artoni per Furlanetto, vediamo, cerca il suggerimento per Franco, ma viene fermata dagli arbitri l'azione della Casagrande Padana. Riparte Bressanone, però gli arbitri fanno cenno che l'azione deve ripartire da Monica Brunster, portiere brissinese. Benissimo, Brunster serve Di Pietro. C'è time out intanto richiesto dal tecnico ospite Hubert Nössing sull'11-13 a favore della compagine ospite. Fino a pochi minuti fa era la Casagrande Padana ad essere avanti nel punteggio parziale, ma ora la situazione si è diametralmente ribaltata. È una partita comunque vivace, godibile, e quindi non possiamo fare altro che invitarvi a sicuramente rimanere in collegamento con noi attraverso Eleven Sports quando sono le 18:56 minuti primi di sabato 9 aprile. Siamo, lo ripetiamo, in collegamento, siete in collegamento diretto con il palazzetto Cheope a Casalgrande, via Aosta. E quindi arbitri, lo abbiamo detto, Bassan e Bernardelle. Ubi Nössing ha appena terminato di conferire con le sue ragazze, lo stesso ha anche fatto Marco Agazzani per quanto riguarda la Casagrande Padana. Tutto è pronto per ripartire, palla che pesa in un certo modo per le giocatrici ospiti, perché andando in gol le brissinesi potrebbero veramente andare a piazzare quello che sarebbe il primo lungo significativo di questa partita. C'è il tiro di Alassai Duran Morens, ma Caterina Maria Mutti dice no, da qui non si passa, e quindi 11-13, riparte la Padana che può dimezzare il divario. John Betti, Francesca Franco, Ilenia Furlanetto per Mangone ancora per Franco, tuttavia è bene osservare che Mangone, stavamo dicendo, è bene osservare che la difesa altoatesina sta diventando sempre più arcigna col passare dei minuti. Ciò tuttavia non ha impedito ad Asia Mangone di trovare la via del gol, ma dall'altra parte c'è già subito il punto messo a segno da Giada Babbo, che è la sua quinta realizzazione personale in questa gara. 12-14, quindi, quando stiamo veleggiando verso la conclusione del primo tempo qui a Palazzetto Cheope. Casagrande Padana 12, Bressanone sul Tirol 14, ribadiamo il punteggio a beneficio di quanti non potessero in questo momento dare attenzione alle immagini perché impegnati in altre occupazioni e quindi potessero ascoltare soltanto il sonoro. Furlanetto intanto per John Betti, Furlanetto, vediamo per Asia Mangone, Marianna Orlandi dall'ala, vedremo cosa si inventerà. Si inventa un passaggio per Furlanetto, lancia la sassata Furlanetto, ma la conclusione della capitana biancorossa termina fuori a destra della porta difesa da Monica Prüster. C'è un contrasto intanto tra Nicole Giombetti e Nadia Abfalterer, vediamo il provvedimento arbitrale che sarà, immaginiamo, a carico dell'ala casalgrandese. Operazioni di pulitura del parquet di gioco. Nicole Giombetti lascia momentaneamente la sfida e Bressanone può quindi ripartire forte di una superiorità numerica. Vediamo 12-14 il punteggio a favore delle giocatrici ospiti, che sentono da vicino a questo punto la possibilità di piazzare il primo lungo significativo. Prima ha tentato alla Sai Duran di andare sul più 3 Caterina Maria Mutti, ha abbassato la saracinesca, vedremo se saprà ripetersi. Duran Morens sbaglia il passaggio, Ilenia Furlanetto è lì che arpiona il pallone come già altre volte ha fatto durante questo incontro, e così la Padana può ripartire con coraggio, con orgoglio. Intanto si procede alla sostituzione del portiere con una ragazza che gioca in movimento, questo si chiama extra player, e sempre più allenatori di pallamano attuano questa pratica quando si trovano in inferiorità numerica. Vedremo se in questo caso darà i risultati sperati per Casalgrande. Intanto Francesca Franco viene bloccata dalla retroguardia avversaria, ma la palla è ancora per la Padana.
c'è la sirena che suona al 25esimo minuto. Questo ci sembra abbastanza singolare, francamente, perché probabilmente è un problema al tabellone. Sirena che è suonata per errore, perché come ovviamente ben sapete i tempi durano 30 minuti cada uno. La sirena qui invece in questo caso è suonata a 5 minuti dal termine della prima frazione di gioco, quindi immaginiamo che servirà qualche istante per rimettere a posto e per rimettere in sesto il cronometro. Le squadre intanto possono cogliere l'occasione per rifiatare un attimo, entrambe ne hanno sicuramente bisogno, perché stiamo veramente assistendo al contesto di una gara particolarmente intensa e combattuta, dove sicuramente Bressanone sortirà da tutta l'intenzione di far valere le proprie importantissime potenzialità tecniche, agonistiche e caratteriali, ma la Casagrande Padana, lo possiamo dire, fino a questo momento non è stata affatto per niente da meno. Ora viene ripristinato il tempo, ripristinato il tabellone, ora immaginiamo, anzi sarà sicuramente così, la sirena suonerà al raggiungimento del minuto numero 5 sul tabellone luminoso. Ultimi 5 minuti del primo tempo, Casagrande Padana che ha tra le mani una palla preziosissima per dimezzare il divario, ma Ilenia Furlanetto questa volta spara alto sulla traversa e così Bressanone può ripartire. Perde palla però, perde palla Nadia Falterer e così Alessia Artoni riconquista la sfera. Intanto è tornata la parità numerica in campo. Anzi no, sono ancora in 6 contro 7, pardon. Perché infatti c'è ancora una volta l'extra player, Furlanetto per Franco, vediamo. Franco per Mangone, Mangone serve bene Simona Artoni al rientro dopo i problemi alla spalla, però Simona Artoni si lascia sfuggire il pallone, così viene recuperato dalle avversarie. Il pallone esce, ma la palla è ancora tra le mani di Bressanone, che può ripartire con Di Pietro. È una Casagrande Padana sempre in inferiorità numerica, lo sarà ancora per qualche istante. Ghilardi, Di Pietro, Abfalterer. Vediamola con il tentativo di conclusione dall'ala di Sara Hilber, che tuttavia viene contrastata da Simona Artoni. Gli arbitri decretano il rigore a favore delle sudtirolesi, che qui hanno veramente l'occasione di scavare il primo solco significativo, il massimo vantaggio di questa partita. Però cambia la tiratrice, in questo caso Giada Babbo. Giada Babbo contro Caterina Maria Mutti. Giada Babbo trova la via del gol, 4 su 4 ai rigori per Bressanone e il sesto centro personale per l'ala altoatesina, che gioca con il numero 25. 12 a 15 alla Casagrande Padana, serve un gol. Non ci sono altre pezze giustificative, altrimenti è veramente molto pericoloso lasciare che Bressanone possa prendere campo. Franco, Alessio Artoni, Mangone, Furlanetto fa il velo, non aggancia forse bene il pallone. Asia Mangone non riesce infatti a recuperare, Bressanone può rimettersi in moto. Con Giada Babbo la conclusione dall'ala è veramente una sinfonia pallamanistica vincente a favore di Sara Hilber. Terza rete personale per lei, 12-16. Il pubblico di fede biancorossa, ovviamente in grande maggioranza qui a Palazzetto Cheope, continua a incitare con notevole calore la Casagrande Padana in questo momento oggettivamente difficile. Asia Mangone per Alessia Artoni, a botta sicura Monica Plüster, ci arriva di piede Alessia Artoni, va a realizzare il pallonetto, ma gli arbitri fischiano un'infrazione di area e quindi 12-16, non cambia il punteggio. Alessia Artoni sfortunata anche in questa occasione, bisogna dirlo, ha mancato per due volte il bersaglio, prima con un tiro neutralizzato da Monica Plüster e poi con una rete non convalidata. Intanto c'è ancora un rigore per la formazione ospite. Giada Babbo se ne incarica di nuovo contro Caterina Maria Mutti, che comunque ha il dente avvelenato, vuole a tutti i costi intercettare almeno
un rigore, perché è un compito sicuramente nelle sue corde. Questa può essere la volta buona. Babbo contro Mutti, e Mutti, Caterina Maria Mutti va vicina anche in questo caso a neutralizzare la conclusione, ma Giada Babbo ancora una volta si fa valere come meglio sa e va a siglare il suo settimo centro personale. Giada Babbo fino a questo momento miglior realizzatrice dell'incontro. Sono 5 i punti di vantaggio per il Bressanone sul Tirolo, un margine che insomma, ad essere sinceri, ammonisce probabilmente in modo eccessivo la Casagrande Padana, che almeno fino al 25esimo ha messo in mostra una pallamano sicuramente di pregevole spessore. Non si è vista tutta questa differenza tra le biancorosse e le alto atesine, ripetiamo, nei primi 25 minuti. Poi in questi ultimi, in questo ultimissimo segmento del primo tempo, le sudtirolesi di Hübinessing hanno preso man mano il largo e ora potrebbero addirittura portarsi sul più 6. Ghilardi, Di Pietro, cambia tutto all'ala, ma Sara Hilber non riesce a trattenere il pallone, così la Padana ha una palla d'oro per poter almeno accorciare il divario, così sperare in un secondo tempo più equilibrato. Ma Francesca Franco perde palla adesso anche Sara Hilber. Riparte la Casagrande Padana, ma ci sono solo 10 secondi per andare al tiro. Franco, Simone Artoni, ripetiamo, Simone Artoni con il numero 14, ala centrale biancarossa, al rientro dopo gli infortuni alla spalla, tira, dice il pubblico a Ilenia Furlanetto. Ilenia accontenta le richieste degli spettatori, ma il suo tiro termina anche in questo caso alto sulla traversa. Termina così il primo tempo qui al Palazzetto Cheope a Casagrande, con il seguente risultato: Casagrande Padana 12 e Bressanone su Tirol 17. 12 a 17 a favore del Bressanone su Tirol. Prima di dare la linea a Milano per un breve intervallo, come si conviene durante queste nostre telecronache casalinghe, diamo lettura ovviamente del tabellino che ha contraddistinto questa prima frazione di gioco. Per quanto concerne Bressanone, un gol per Andrea Eder, 3 gol Sara Hilber, 4 gol Arassai Duran Morens, 7 reti Giada Babbo e 2 reti Sofia Ghilardi, 5 su 5 ai rigori. Per la Casagrande Padana, 4 gol Asia Mangone, 1 rete Francesca Franco, 4 reti Ilenia Furlanetto, 2 gol Marianna Orlandi e un sigillo per Gaia Lusetti, 2 su 2 ai rigori. I parziali al decimo 7 a 5 per la Casagrande Padana, al 25esimo 12 a 14 per il Bressanone su Tirol e, come detto, a fine primo tempo 12 a 17 per il Bressanone su Tirol sulla Casagrande Padana. Benissimo, quindi questo è in sintesi il racconto in numeri di quello che è stato il primo tempo qui al Palazzetto Cheope. Sono le 19:08 minuti primi, noi ci fermiamo per 10 minuti circa per un breve intervallo, come appunto del resto insomma anche la partita si ferma, ci fermiamo anche noi immancabilmente. Ci sentiamo fra circa 10 minuti per vivere insieme il racconto, il secondo tempo di questo importante confronto valido per il penultimo turno della serie A1 Beretta femminile tra la Casagrande Padana e il Bressanone su Tirol. A tra poco, a voi Milano.
Rieccoci e rieccoci qui, come avevamo effettivamente promesso. Abbiamo fatto soltanto pochi minuti di intervallo, seguendo ovviamente l'andamento della partita. 19-14 minuti qui al Palazzetto Cheope di Casalgrande. Bentrovate e bentrovati a tutto il nostro pubblico che ci sta in questo momento seguendo su Eleven Sports. Nicolò Rinaldi al microfono per voi anche in questo secondo tempo, per raccontare la cronaca di questo confronto che sta andando in scena su queste tavole tra la Casalgrande Padana e Bressanone su Tirol. Il primo tempo, come avevamo sottolineato poc'anzi, si è concluso con il vantaggio della compagine ospite con il punteggio di 12-17. Un risultato, a dire il vero, che ammonisce in modo eccessivo gli sforzi messi in campo dalle biancorosse, in quanto per i primi 25 minuti la Casalgrande Padana ha tenuto testa in modo assolutamente efficace alle titolatissime avversarie. Tuttavia, negli ultimi 5 minuti la Padana ha in parte smarrito la freschezza che l'aveva contraddistinta fino a quel momento, lasciando campo al immancabile ritorno delle giocatrici ospiti che in tal modo sono appunto riuscite a concretizzare un significativo allungo del punteggio, portandosi a 5 gol di vantaggio. 5 gol che intanto però sono diventati 4, perché poco fa, come avete visto, Ilenia Furlanetto ha messo a segno una conclusione dai 7 metri che ha portato la Padana sul 13-17. La Padana può ripartire a porta vuota. Alessia Artoni realizza il suo primo gol in questo confronto, 14-17, da meno 5 a meno 3 nel giro di poco più di un minuto. Questa è la Casalgrande Padana, che questo è il biglietto da visita biancorosso in questo secondo tempo del confronto valevole per il penultimo turno della stagione regolare di pallamano Serie A1 Beretta femminile. Lo ricordiamo, è una partita di una grandissima importanza per entrambe le contendenti. E c'è il gol, un ulteriore gol a porta vuota. Ilenia Furlanetto, ancora una volta la Casalgrande Padana colpisce a porta vuota. 15-17, 3-0 il parziale per le biancorosse in questo avvio di gara. Stavamo dicendo, è una sfida che conta parecchio per entrambe le contendenti. Il Bressanone su Tirol è da tempo certo, ovviamente, di andare a disputare gli spareggi scudetto unitamente a Salerno, Mestrino e Pontinia. Tuttavia cerca i due punti per andare a blindare il primo posto, che può essere ancora insidiato dalla Iomi Salerno, stando così le cose come stanno attualmente. La Casalgrande Padana invece è separata da un solo punto, da una sola lunghezza, dalla salvezza senza play-out. E quindi c'è da scommettere che le biancorosse, incuranti del notevole e consistente valore avversario, metteranno in campo ogni sforzo fisico e mentale possibile per addivenire, per conquistare questo piccolo sforzo che ancora manca per chiudere il discorso salvezza in anticipo sulla conclusione della stagione regolare. Adesso seguiamo l'azione brissinese con Di Pietro a Falterer, scarica all'ala, un tiro insidioso per Sara Hilber che va a segno il 4 centro personale per lei, 15-18. Intanto stiamo vedendo la presenza in campo del portiere biancorosso Nadia Ayelen Bordon, ex anche lei Bressanone tra le altre cose, quindi è una partita decisamente significativa per la guardiana argentina, non solo perché lei si trova ad affrontare il suo passato, ma anche perché proprio questa sera Nadia Ayelen Bordon torna in campo dopo il problema muscolare che l'aveva costretta a saltare le ultime partite. Nadia Ayelen Bordon, che è stata sostituita durante tutto questo tempo dalle sue giovani e promettenti colleghe di ruolo Valentina Bonaccini e Caterina Maria Mutti. Intanto Francesca Franco combatte fortemente, perde il pallone ma poi lo riconquista e va a prendersi il rigore, protesta Giorgia Di Pietro, ma gli arbitri Bassani e Bernardelle sono irremovibili, è rigore per la Casalgrande Padana, vedremo chi se ne incaricherà. Francesca Franco
Francesca Franco, è proprio lei a scoccare la conclusione, una rigorista inedita quindi per la Casagrande Padana in questo frangente. Francesca Franco contro Monica Prunster, la palla va a stamparsi sul palo a destra del portiere altoatesino. È sfortunato in questa fase Francesca Franco, mentre invece dall'altro capo del campo Sara Hilber mette a segno il suo quinto centro personale, 15-19, quindi Bressanone che ha quasi ristabilito quello che era il divario vantaggevole che l'aveva, che era appunto riuscita ad accumulare al termine del primo tempo. Ma è una Casalgrande Padana che sta continuando a dimostrare tenacia, sta continuando a dimostrare attitudine a una possibile vittoria, sta continuando a dimostrare carattere. Queste fasi sono di capitale importanza per delineare le reali prospettive della Padana in questa sfida. Intanto Asia Mangone lima lo svantaggio bianco-rosso. Dall'altra parte del campo Nadia Yelen Bordon intercetta bene la conclusione di Nadia Falterer, ma c'è rigore a favore delle sudtirolesi. Arasai Dura Morens contro Nadia Yelen Bordon, un duello sudamericano in questo caso tra la tiratrice cubana e il portiere argentino, alla meglio la tiratrice cubana Arasai Dura Morens, un duello latino-americano per meglio dire. 16-20 quindi, 16-20, quinto centro personale per la numero 19 del Bressanone sul Tirol. 16-20 il punteggio complessivo. Vediamo adesso la Padana che attacca con Lusetti, Furlanetto, Lusetti, Mangone, Lusetti, Alessia Artoni per Asia Mangone, Furlanetto, vediamo se deciderà di involarsi al tiro, no, serve Alessia Artoni e Alessia Artoni con un pallonetto beffa Monica Prunster, secondo centro per la pivot casalgrandese, secondo centro personale, 17-20. Quando sono passati quasi 6 minuti nel corso della ripresa. Il presidente biancorosso, il presidente della Pallamano Spallanzani Casagrande, Sergio Cattani, è qui a destra della nostra postazione, che sta osservando l'incontro con la sua consueta espressione imperturbabile, che tuttavia cela chissà quali ragionamenti in merito a questo confronto, ancora che pare ancora ben lungi dallo scrivere la parola fine. Intanto c'è il tentativo di tiro da parte di Andrea Eder, ma c'è contestualmente il rigore da parte per il Bressanone sul Tirol. Ancora una volta ci prova Arasai Dura Morens, fin qui assolutamente precisa dai 7 metri contro però Nadia Yelen Bordon al rientro questa sera. Impeccabile la realizzazione di Arasai Dura Morens, 7 su 7 per Bressanone dai 7 metri. E 17-21 sempre a favore delle altoatesine il computo del punteggio complessivo. Buonasera a tutto il pubblico emiliano, sudtirolese, austriaco e da tutto il mondo, e che da tutto il mondo è collegato con noi. Furlanetto, Mariana Orlandi questa volta non le riesce, a sorpresa dall'ala Monica Prunster blocca la conclusione, può ripartire così Bressanone. Falterer si fa largo nella difesa di casa, ma Valentina Bonaccini, che intanto ha sostituito Nadia Yelen Bordon in porta, ha detto no. Quindi non cambia il punteggio, 17-21, cambio volante della Padana, esce Giuseppe, entra Franco, gli arbitri restituiscono la sfera alle padrone di casa, che così possono trarre nuova linfa per le proprie speranze. Non cambia il punteggio, sempre 17-21, Ilenia Furlanetto, Giuseppe, Ilenia Furlanetto, Asia Mangone, Furlanetto. Vediamo per Gaia Lusetti, vediamo il giro del campo per Asia Mangone, va a scoccare un tiro che però risulta essere preda abbastanza semplice di Monica Prunster. Riparte Bressanone con Hilber, che però viene ipnotizzata da Valentina Bonaccini, la palla va a stamparsi sul montante a destra del portiere di San Ruffino. Queste sono grandi fasi, sono fasi concitate, sono fasi veramente chiave per capire il vero andamento, o per meglio dire il vero epilogo di questo confronto, per nulla scontato nonostante il divario in termini di punti in classifica, perché ricordiamo Bressanone sul Tirol ha 37 punti in graduatoria e occupa il primo posto, mentre invece la Casagrande Padana è a quota 20 e condivide la quinta piazza con Ariosto Ferrara e AC Lifestyle Erice. Lusetti, il pallone rimbalza più volte ma alla fine si fa
intercettare il pallone da Nadia Affalter, poi Sofia Ghilardi va a realizzare, a buon gioco per andare a realizzare il contropiede, il suo terzo centro personale, che riporta Bressanone avanti di 5 lunghezze, così come era alla fine del primo tempo. 17-22, intanto Bressanone recupera un'altra palla, ruba un'altra palla e Giada Babbo non incontra alcuna difficoltà, perché lei queste azioni difficilmente le sbaglia, non incontra alcuna difficoltà nel trafiggere la porta, difesa in questo momento dal bastione che risponde al nome di Valentina Bonaccini. 17-23, stiamo veleggiando verso il decimo del secondo tempo. Alla Padana serve un gol per risvegliarsi dal torpore di queste ultime fasi. Lusetti si aggira bene per Mangone scarica bene per Alessio Artoni. Il gioco viene interrotto per un'esclusione per 2 minuti combinata ad Arassai Duran Morens, un'esclusione sicuramente pesante per la compagine governata, guidata da Ubi Nessing, e quindi la Padana deve approfittarne per limare di 1, possibilmente 2 gol lo svantaggio, o adesso mai più, verrebbe da dire, o adesso o mai più per le biancorosse. 9 minuti e 29 secondi durante la ripresa, 17 chi attacca, 23 chi difende, 17 Padana, 23 Bressanone, Furlanetto Mangone, ora Mangone serve Mariano Orlandi, di questa a Mangone per Furlanetto, gira bene per Lusetti, per Furlanetto, scarica bene per Mangone, una bella azione manovrata per Mariano Orlandi, il tiro a beneficio che voleva essere indirizzato a Simona Artoni viene smorzato da Sara Hilber, però è la Padana ancora a gestire l'azione di attacco. Furlanetto si gira, Alessio Artoni realizza Alessio Artoni, sono tre i suoi centri, 18-23, proprio lo scoccare del 40° che è anche il decimo del secondo tempo. 18-23, emozioni, ancora emozioni in diretta su Eleven Sports quando sono le 19:27. Tra una mezz'oretta circa sapremo veramente come sarà andata a finire, e vi ricordo anche fin da ora, dopo la partita non andate via, perché noi come sempre, anche in quello che tutto l'ambiente biancorosso auspica sia l'ultimo appuntamento casalingo per la Casa Grande Padana, intanto il Legno sicuramente prova il tiro a porta vuota, ma Monica Prüster ci arriva in tempo questa volta. Dicevamo, anche in questo ultimo appuntamento, almeno così l'ambiente biancorosso spera, con le partite casalinghe della formazione biancorossa, vi daremo a fine gara le interviste in diretta, avremo una voce per parte, vi diremo dopo chi verrà a parlare ai nostri microfoni per fornirci la propria disamina della partita. Quindi ancora una volta, anche in questo possibile e auspicato ultimo appuntamento casalingo della Padana, le interviste in diretta subito dopo la partita. Giorgio Di Pietro intanto con il numero 17 va a siglare il suo primo gol personale in questa sfida. 18-24, 6 centri di differenza, massimo vantaggio Bressanone, 11 minuti e 35, Furlanetto per Lusetti, Lusetti da questa Furlanetto, serve ancora Mangone, Asia Mangone che deve ritrovare l'abbrivio vincente che l'aveva contraddistinta nei primi 10 minuti di gara. C'è il time out che viene chiesto dal tecnico biancorosso Marco Agazzani. Quando sono passati 11 minuti e 46 secondi nel corso della ripresa, riepiloghiamo il tabellino momentaneo: 18 Casagrande Padana, 24 Bressanone su Tirol, e per le altoatesine un gol Andrea Eder, 5 gol Sara Hilber, un gol Giorgia Di Pietro, 6 reti per Arassai Duran Morens, 8 reti Giada Babbo, 3 reti Sofia Ghilardi, 7 su 7 ai rigori per la Padana, 5 gol Asia Mangone, 1 rete Francesca Franco, 6 Ilenia Furlanetto, 3 reti Alessia Artoni, 2 gol Mariano Orlandi e 1 rete Gaia Lusetti. Tutto questo mentre i rispettivi allenatori stanno parlando con le loro giocatrici. 18-24, termina in questo momento il time out, intanto mentre ci apprestiamo a seguire l'azione offensiva casalgrandese, ricordiamo molto rapidamente gli appuntamenti di sabato prossimo per entrambe le formazioni. Sabato prossimo 16 aprile, sabato di Pasqua, è la massima serie
di pallamano femminile vivrà l'ultimo capitolo di quella che è la stagione regolare, e in particolare la Casagrande Padana sarà di scena, come infatti abbiamo anticipato prima, in terra lombarda contro il Leno, sul campo appunto bresciano del Leno, con fischio di inizio alle ore 19:30. Leno che in questo momento sta lottando per evitare la discesa diretta in serie A2, e quindi potrebbe essere una gara di importanza capitale anche per le padrone di casa. Quindi Leno, Casagrande Padana, sabato prossimo 16 aprile alle ore 19:30 all'arena di Leno in provincia di Brescia. Mentre invece il Bressanone su Tirol sarà in scena in casa al Pala Laghetto a partire dalle ore 19 per affrontare Mestrino, una sfida che può essere sicuramente un gustoso antipasto degli imminenti playoff per lo scudetto che vedranno in campo entrambe le squadre. Quindi sabato prossimo 19 aprile al Pala Laghetto di Bressanone, Bressanone su Tirol contro Mestrino. A seguire ovviamente le brissinesi disputeranno gli spread di scudetto con calendario che sarà stabilito in seguito. Intanto c'è un nuovo gol per le ragazze ospiti, messo a segno da Giada Babbo, manco a dirlo, che va così a realizzare il suo nono centro personale quando siamo 18-25 per Bressanone, per la compagine allenata da Ubi Nessing. La Padana con le ultime risorse, con le ultime energie, prova a dare fondo alle ultime speranze, prova a inseguire l'ultimo filo, l'ultimo barlume, l'ultimo lumicino di speranza di poter raddrizzare a proprio favore questa sfida. Serve un gol in tempi rapidi, Mangone per Furlanetto, Mangone, Lusetti per Mangone, per Furlanetto, vediamo, gira bene la sfera Furlanetto, però il suo tiro è smorzato dalla difesa avversaria, e così Monica Prustera, buon gioco nel procedere al rilancio e a rimettere in gioco le sue compagne di squadra per l'azione offensiva. 18-25 quando stiamo veleggiando verso la metà del secondo tempo. Lo ricordiamo, dopo la sfida non andate via, perché anche in questa ultima auspicata partita casalinga per la Casagrande Padana, intervista in diretta, avremo una voce per parte, una voce per la Padana e una anche per Bressanone sul Tirol. Quindi non andate via al termine del confronto che sta prendendo una piega decisamente favorevole alle ragazze ospiti, che adesso vanno nuovamente in gol con Andrea Eder al suo secondo centro personale. 18-26, massimo vantaggio ovviamente Bressanone. Abbiamo testé ricordato l'agenda di entrambe le contendenti femminili di questa sera. Ricordiamo però, per chi si fosse messo in visione e in ascolto su Eleven Sports soltanto in questo momento, che sempre qui al Palacheope, più tardi a partire dalle ore 20:45, scenderà in campo anche la modula Casagrande di A2 maschile. Si giocherà per il quart'ultimo turno della stagione regolare, per la quart'ultima giornata in assoluto per quanto riguarda la modula, e i biancorossi allenati da Corradini ospiteranno il Lions Teramo. Per la modula è sicuramente un passaggio di importanza assolutamente capitale, assolutamente basilare in ottica salvezza. La modula che in questo momento si trova soltanto un punto al di sopra di quel terz'ultimo posto che a fine annata consegna la discesa diretta in Serie B senza appello, e quindi le ultime quattro giornate a partire proprio dal confronto in programma questa sera saranno veramente delicatissime, un crocevia di importanza assolutamente basilare per determinare le reali prospettive della modula Casagrande in questo campionato. La modula che vuole la salvezza, vuole mantenere il proprio posto in A2 maschile, quindi da non perdere anche il confronto in programma più tardi, sempre qui al Palacheope, dalle ore 20:45 contro il Lions Teramo, terzo in classifica del girone B, allenato da Marcello Fonti. La sfida quindi sarà qui, in questo palazzetto che state in questo momento vedendo, altrimenti per tutti coloro che non potessero raggiungere il palazzetto Cheope, l'appuntamento è in diretta sulla pagina Facebook del GSD
Pallamano, Casalgrande, Pallamano, Spallanzani, Casalgrande. Intanto ritorniamo nel racconto della sfida Casalgrande-Bressanone con il gol di Simona Artoni, che ha la spalla ancora un po' dolorante, lo si vede dal gesto che ha appena effettuato. Comunque sia, questo non le ha impedito di trovare il suo primo gol personale dall'area, di andare quindi e di portare la Casalgrande Padana sul 19-26. Stiamo raggiungendo, anzi l'abbiamo raggiunto in questo momento, il 17° minuto, 13 minuti, ancora 13 minuti a disposizione della Casalgrande Padana per raddrizzare un confronto che tuttavia ormai sembra sempre più indirizzato a favore della capolista. Sofia Ghilardi in questo momento trova il suo quarto centro personale con la palla che ha sbattuto contro Valentina Bonaccini, tuttavia è poi andata a depositarsi in fondo al sacco ugualmente, sancendo così il 19-27 a favore della compagine di Hubert Nössing. Furlanetto è in posizione centrale, prova a tirare la fiondata ma è ben contrastata dalla difesa avversaria. Andrea Eder nella fattispecie fa il proprio lavoro, c'è angolo, Marianna Orlandi per Gaia Lusetti, per Mangone, per Lusetti di nuovo, Alessia Artoni, Mangone, Furlanetto, vediamo Furlanetto, gran tiro in elevazione, la conclusione fuori a destra di Monica Plünster. Il contropiede di Bressanone non va perché Asia Mangone intercetta la sfera, Alessia Artoni, non va il passaggio per Gaia Lusetti, Bressanone può, ha quindi reintercettato la sfera e così Sara Schatzer ha avuto buon gioco nel realizzare a sua volta il suo primo centro personale. Palla recuperata da Sofia Ghilardi e poi gol di Sara Schatzer da posizione di ala, 19-28 quindi. A questo punto sono 9 le lunghezze a favore delle sudtirolesi, veramente sono ovviamente ridotte al lumicino ormai le speranze della Casalgrande Padana di chiudere già questa sera il discorso salvezza. Servirà quindi anche l'ultima partita di questa stagione regolare in programma per il prossimo sabato tra 7 giorni a Leno, Handball Arena dalle ore 19:30 contro l'attuale Cenerentola del campionato di Serie A1 Beretta femminile. Gaia Lusetti intanto la sua conclusione termina fuori, vediamo invece dall'altro lato del campo, Andrea Eder non perdona, ancora una volta Valentina Bonaccini non può nulla contro la conclusione della numero 8 ospite e quindi terzo gol individuale per Andrea Eder, 19-29, punteggio eloquente che a questo punto parla da solo e che sicuramente ecco, rappresenta una seria ipoteca da parte di Bressanone sul successo sui due punti in palio qui al Palacheope. Intanto vedete forse in fondo ai vostri monitor alcuni ragazzi con maglie rosse, intanto c'è gol di Casalgrande Padana, 20-29, alcuni ragazzi stavamo dicendo in maglie rosse sono i ragazzi della modula Casalgrande di cui parlavamo prima, che si apprestano a scendere in campo dalle ore 20:45. Intanto entrati in campo per la Casalgrande Padana anche la germano-argentina Kimei Aileen Sousa Müller, 19 minuti e 38 secondi, ultimi 10 giri di lancetta per questa partita, 20-29, c'è il time out richiesto da Ubi Nössing. E allora riepiloghiamo brevemente la situazione, 20-29 a favore di Bressanone sul Tirol e per quanto riguarda Bressanone 3 gol Andrea Eder, una rete Sara Schatzer, 5 per Sara Hilber, 6 reti Arasai Dura Morens, un gol per Giorgia Di Pietro, 9 reti Giada Babbo e 4 Sofia Ghilardi. Per Casalgrande 5 reti Asia Mangone, 1 Kimei Sausa Müller, 1 Francesca Franco, 6 Ilenia Furlanetto, 1 rete Simona Artoni, 3 gol per Alessia Artoni, 2 reti Mariana Orlandi e 1 Gaia Lusetti. I rigori 3 su 4 la Padana, 7 su 7 Bressanone sul Tirol. I parziali della sfida al decimo 7-5 per la Casalgrande Padana, al 25esimo 12-14 per Bressanone, al 30esimo sempre a favore della formazione ospite 12-17, al 40esimo 18-23 e al 50esimo 20-29. Dal 25esimo in avanti Bressanone sempre
sempre state in vantaggio nel punteggio parziale ed è una situazione che perdura tuttora con questo 20-29. Adesso non è sul Chiocchi a Sapora, quindi questi due punti. È stata una Casagrande Padana efficace, efficiente, diciamo complessivamente parlando, per i primi 25 minuti del primo tempo e poi a inizio ripresa, ma in tutte le restanti fasi dell'incontro l'oggettiva superiorità della superpotenza altoatesina è sicuramente uscita in modo migliore e incontrovertibile. 20-29 sempre il punteggio. È una Casagrande Padana che forse ormai non crede più tanto e che forse è già proiettata con la mente all'incontro in programma la prossima settimana a Leno, incontro che sarà decisivo per colmare questo solco che ancora separa le biancorosse dall'agognata salvezza senza playout. Intanto però bisogna arrivare a conclusione di questa sfida con Bressadone nel modo per quanto possibile più indolore e con meno sofferenze possibili. Vediamo Franco, Francesca Franco, si fa neutralizzare le conclusioni da Monica Plünster, ma c'è rigore per le biancorosse e se ne incarica Ilenia Furlanetto. Ilenia Furlanetto che lucida il pallone con la scarpa, è un rigore comunque di una certa importanza. Ilenia Furlanetto, la conclusione che va a segno superando Melanie Perntaler. Furlanetto quindi settimo centro personale per lei e 4 gol ai rigori per la capitana biancorossa. 21-29, un gol sicuramente di pregio, ma ormai è troppo tardi probabilmente per la Casagrande Padana, per Radri, per cercare di rimettersi in carreggiata in chiave risultato utile. Duran Morens per Sofia Ghilardi, c'è un buon contrasto di Kimei Ainin, Sauso Müller su Andrea Eder e infatti è la Padana che può ripartire. Sauso Müller fa un'imperiosa corsa per Thaler, questa volta dice di no. È una bella azione personale da parte della centrale germano-argentina, una pregevole azione personale che tuttavia non ha dato gli esiti sperati dalle biancorosse e quindi può ripartire Bressanone. Intanto lo facciamo ora perché forse dopo nella concitazione finale non ci sarà né tempo né modo. Gol intanto di Sofia Ghilardi. Dicevamo un grazie a quanti hanno seguito queste cronache dal palazzetto Cheope su Eleven Sport durante questa annata agonistica 2021-22. Facciamo i ringraziamenti ora, qualora non ci fosse un seguito a questa annata agonistica per quanto riguarda le biancorosse. Grazie a quanti ci hanno seguito e hanno anche collaborato alla buona riuscita di questi collegamenti. È stato un piacere seguirvi, anzi condividere con voi questo cammino della compagine biancorossa, e l'appuntamento, se non ci saranno i playout per la compagine ceramica, è ovviamente per il prossimo settembre, sempre qui in diretta dal palazzetto Cheope. Intanto buona Pasqua e ovviamente buone vacanze, sempre se non ci saranno i playout. Padana di nuovo in avanti con Nicole Giombetti, intanto che potrebbe realizzare a botta sicura, ma Melanie Perntaler, il tiro è troppo su di lei e quindi l'estremo difensore altoatesino non ha problemi nel intercettare la sfera. Dall'altro lato del campo Barbara Nordhofer beffa Valentina Bonaccini, che anche in questo caso intercetta il pallone ma senza riuscire a trattenerlo, così che Nordhofer riesce a mettere a segno il 21-31, che di fatto chiude il discorso, lo aveva già chiuso anche qualche minuto fa, ma che di fatto chiude ancora di più il discorso in chiave vittoria. Bressanone sul Tirol che quindi rimane al primo posto e quindi concluderà la stagione regolare al primo posto e si presenterà quindi con il miglior biglietto da visita possibile ai playoff per il tricolore. Mentre invece, lo ripetiamo, la Casagrande Padana dovrà ancora sudarsi la salvezza e avrà il prossimo sabato il compito di fare almeno un punto, ancora meglio due, comunque almeno un punto sul campo bresciano di Leno, attuale ultima in classifica.
Mancano ormai 5 minuti e mezzo al termine, lo ripetiamo, non andate via in fondo, ecco perché avremo le interviste. Intanto ringraziamo anche Giulia Dallari che a inizio stagione è stata ai nostri microfoni per raccontare insieme a me le gesta della Casa Grande Padana, sperando di appunto rivederla in campo in tempi non lunghi, chissà mai. Intanto 21-31 a favore delle giocatrici ospiti. Mangone per Sausemüller, per Furlanetto, intanto entrato in campo per tra le padrone di casa anche la promettente pivot under 17 Sara Apostol. Furlanetto, Mangone perde palla, non riesce ad agganciarla come avrebbe voluto, così di parte Messanone. Per questo punto ha buone possibilità di emulare il 38-22 con cui si aggiudicò la sfida di andata nel dicembre scorso. C'è un time out richiesto? No, vediamo. No, nessun time out, vediamo fasi un po' concitate. C'è un cartellino giallo per Stefan German e 2 minuti. Comunque sono annotazioni, possiamo dire, residuali, ecco, nel contesto di una partita di ultimi minuti che servono soltanto per determinare l'esatta consistenza del successo altoatesino. 21-31, rimaniamo soltanto in attesa di appuntare il risultato finale per suggellare in modo definitivo quella che comunque è la già certa affermazione della compagine di Ubi Nessing. Ovviamente anche le partite di sabato prossimo saranno disponibili sul sito di Eleven Sport, sia Leno Casagrande Padana che anche, manco a dirlo, Bressanone e Mestrino, quindi rimanete sempre collegati su Eleven Sport anche sabato prossimo e anche nei sabati a venire, perché ci saranno anche poi le immagini di playoff e playout. Allora vediamo, intanto c'è l'ulteriore gol di Bressanone che si è portata quindi sul 21-32 quando mancano poco meno di 5 minuti. Lo ricordiamo, tra poco le interviste. Dovrebbe arrivare ai nostri microfoni la centrale germano-argentina della Casagrande Padana, Kimei Aylin Sausemüller, che vedete in campo da ormai 10 minuti a questa parte. Poi Bressanone ci ha promesso che qualcuno arriverà, vedremo chi sarà, una sorpresa anche per noi. Tanto Nicole Giombetti, molto bene Nicole Giombetti. Primo gol per l'esperta ala biancorossa, 22-32. Dicevamo, anche l'ufficio stampa del Bressanone sul Tirol ci ha promesso una voce a fine partita, e quindi sarà una sorpresa anche per noi vedere chi si presenterà qui alla nostra postazione. Botta e risposta immediato con Sofia Ghilardi che marca il sesto centro individuale, 22-33 quando mancano poco meno di 4 minuti alla conclusione dell'incontro, di quella che potrebbe essere l'ultima sfida in casa della Casagrande Padana per la stagione agonistica 21-22. In campo anche intanto la pivot Giulia Mattioli, sempre nelle file della Padana. Dicevamo, è una Padana che poi potrebbe ottenere un gol intanto di grande rilievo di Vicky Vicoler, 22-34. Dicevamo, la Casagrande Padana potrebbe salvarsi anche se addirittura a Leno dovesse perdere. Tuttavia, in quel caso sarebbe necessario attendere i risultati dagli altri campi, che dovrebbero essere tutti favorevoli, sia in particolar modo per quanto riguarda quelli delle dirette contendenti in chiave salvezza, Cellini, Padova e Cassano, Magnago. Ma comunque, questa è un'altra storia. Con vittoria o pareggio, la Casagrande Padana sarà salva. Giada Babbo realizza il decimo centro individuale, intanto 22-35, e la Padana intanto già la testa a Leno, non potrebbe essere altrimenti. Il tecnico biancorosso Marco Agazzani lo ha detto più volte di voler evitare lo scenario di giocarsi la salvezza diretta proprio all'ultima giornata, avrebbe sperato di andare a Leno con un atteggiamento maggiormente rilassato. Non sarà così, anche se ovviamente questa Padana appare avere tutte le potenzialità necessarie per espugnare il campo delle purulente rose bresciane ed ottenere così
la salvezza senza dover ricorrere all'insidiosa coda finale della stagione rappresentata dai play-out. Bressanone sul Tirol intanto, che in vantaggio qui 22-35, blinda il primo posto e può sperare sicuramente, può a buon diritto ulteriormente sperare di appunto riportare lo scudetto a Bressanone dopo ben 37 anni di assenza. Not Durkar intanto al suo secondo gol individuale. Bressanone sul Tirol, che è una tra le società maggiormente titolate nella pallamano femminile italiana, ben 7 scudetti vinti tra il 1978 e il 1985, quasi ininterrottamente. L'unica parentesi non vittoriosa fu quella della stagione 79-80, con lo scudetto che andò invece a una squadra emiliana, la Mercury Bologna, ma per il resto in quel periodo dal 77-78 fino all'84-85 fu dominio assoluto di Bressanone su Tirol. Da allora più nulla in termini di scudetto, intanto Barbara Nordbürtel, ma comunque nel corso degli anni Bressanone ha saputo togliersi altre soddisfazioni anche a livello femminile, come la vittoria di una Supercoppa ovviamente italiana, e poi pochi mesi fa a febbraio la vittoria nella Coppa Italia 2021-22 maturata sul parquet del Pala Emilia Romagna di Salso Maggiore. Quindi Bressanone sul Tirol lanciatissima, società che può vantare oltre mezzo secolo di importante e gloriosa storia, una storia che le attuali protagoniste alto attesine vogliono onorare fino in fondo, conquistando l'agognato scudetto e vincendo quindi la aspra concorrenza proveniente da Salerno, Mestrino e Pontinia. Del resto anche la pallamano Caslagani può vantare 40 anni di storia esatti, venne fondata infatti nel 1982 e celebrare con una doppia salvezza in A1 femminile e in A2 maschile sarebbe senz'altro il meglio per il club ceramico. Comunque intanto la sfida è terminata con il seguente punteggio: Caslagani Padana 22, Bressanone sul Tirol 37, largo successo della capolista che in questo modo rafforza il proprio primo posto. Riepiloghiamo il tabellino in breve prima di andare ad effettuare le interviste. Per il Bressanone sul Tirol 3 reti di Andrea Eder, 5 gol Sara Hilber, 1 rete per Giorgia Di Pietro, 3 reti Barbara Nordbürtel, 6 reti Arassai Duran Morens, 10 gol Giada Babbo, migliore realizzatrice dell'incontro, 6 reti Sofia Ghilardi e 1 rete per Vicky Vicoler, 7 su 7 ai rigori. Per la Casagrande Padana 5 reti Asia Mangone, 1 gol Nicole Giombetti, 1 rete Kinei Aydin Sausa Müller, 1 gol Francesca Franco, 7 reti Ilenia Furlanetto, 1 rete Simona Artoni, 3 reti Alessia Artoni, 2 Marianna Orlandi e 1 Gaia Lusetti, 4 su 5 ai rigori. I parziali dal decimo 7-5 per la Casagrande Padana, al 25esimo 12-14 per Bressanone, da lì in avanti tutti i parziali sono stati favorevoli alle ospiti, 12-17 a fine primo tempo, poi 18-23 al 40esimo, 20-29 al 50esimo e 22-37 il risultato finale. E dunque, come sempre, rinnoviamo il nostro augurio di buona Pasqua, comunque vada, perché noi non ci risentiremo prima di Pasqua. In ogni caso esulta ovviamente Bressanone sul parquet di Casalgrande, perché questo è un successo che permette veramente di blindare la prima posizione in classifica. Aspettiamo Kimei Aylin Sausemüller qui alla nostra postazione, aspettiamo anche una voce da Bressanone che qualcuno ci ha promesso, ecco, vedremo chi arriverà, lo ripetiamo, è una sorpresa anche per noi. Qui stiamo amministrando tutto in diretta come sempre, e insomma per noi dare le interviste in diretta è sempre un punto d'onore. Eccoci qui, ho visto che è ripreso il collegamento, perfetto. E ripetiamo, aspettiamo Kimei Aylin Sausemüller che sta venendo qui, ci ha visti, ecco, e probabilmente quindi ci raggiungerà adesso. Ecco, sta arrivando qui a centrale germano-argentina della Casagrande Padana, Kimei Aylin Sausemüller, ma invitiamo anche le amiche e gli amici di Bressanone a rimanere in visione, in ascolto, perché tra poco ci sarà anche una loro importante protagonista ai nostri microfoni. Kimei Aylin Sausemüller intanto
Intanto ben trovata, grazie mille. E quindi, che cosa non ha funzionato questa sera? Ottimi, molto bene i primi 25 minuti e poi che cosa è cambiato? Sappiamo che era una partita difficile e loro hanno una buona squadra e non manca un po', ma l'importante era giocare dall'inizio alla fine. Ovviamente sì, 22 a 37 il punteggio finale, si poteva anche perdere con un distacco minore oppure questo è il massimo che oggi si poteva fare? No, sempre si può fare un po' più, ma noi sappiamo che era difficile, ora dobbiamo pensare alla prossima partita che è importante. Esattamente, contro Leno, in quel di Leno chiaramente, ecco, che cosa temi maggiormente cosa temi appunto maggiormente delle appunto vostre prossime rivali, ecco, voglio dire Leno, ecco, che insomma che partita sarà? No, noi sappiamo che per noi è una partita importante e dobbiamo vincere, quindi dobbiamo lavorare tutta la settimana per la partita del sabato prossimo. La squadra come in questo momento sta dal punto di vista fisico, insomma, siete in buona forma oppure siete un po' stanche, iniziate ad accusare una certa stanchezza? Sempre al fine del campionato è normale che siamo un po' stanca, ma penso che noi abbiamo fatto una mala partita. Quello. Ultima cosa, sabato prossimo, ecco, la tensione potrà al limite insomma combinare qualche, possiamo anche dire brutto scherzo, insomma vi potrà intralciare per certi versi? Dobbiamo vincere sabato prossimo e basta. Senza, esatto, pensare a tante implicazioni mentali, perfetto. Ancora una volta grazie mille a Chimei Aylin Sausemüller, centrale germano-argentina della Casagrande Padana. Mille grazie e ancora una volta buona Pasqua e buona trasferta. Grazie mille e intanto aspettiamo una voce anche da Bressanone che ci era stata promessa, ecco. Attendiamo quindi qualcuno da Bressanone. Vedremo chi arriverà, quindi pazientate ancora qualche istante. Sono le 19:57 minuti primi, quindi quasi le 20. Come sempre intorno alle 20 andiamo a chiudere il collegamento come consolidata consuetudine. Aspettiamo al microfono qualcuno da Bressanone che venga a raccontare questa importante vittoria della formazione altoatesina. Bello quando prendi accordi con l'ufficio stampa che prima non devi spettare, eh? Strano perché queste qua sono anche molto efficienti per come sono. Rimanete quindi ancora in attesa, siamo qui insomma che tra poco avremo, voglio dire, una voce, non so se l'allenatore o una ragazza, comunque una voce anche proveniente da Bressanone sul Tirol. Tanto mentre siamo in attesa rinnoviamo i ringraziamenti a quanti ci hanno seguito durante quest'annata agonistica, quanti hanno seguito i collegamenti, ecco, qui dal Palazzetto Cheope a Casalgrande in diretta su Eleven Sports, e un arrivederci, se non ci saranno i playout come tutta Casalgrande si augura, un arrivederci a settembre, sempre qui dal Palazzetto Cheope in via Aosta.
andare a chiamare qualcuno, proprio che, sennò, se no. Siamo sempre in diretta dal Palazzetto Cheope a Casalgrande, aspettiamo quindi di effettuare un'intervista alla formazione vincitrice, a uno rappresentante della formazione vincitrice, Bressanone sul Tirol, che ha espugnato Casalgrande 22-37, ma vediamo che arriva qualcuno forse. Sofia Ghilardi si dirige con gran corsa verso qui, però sembrava appunto diretta verso la nostra postazione, non è così. Scusate, ma qui stiamo vivendo proprio tutto, è assolutamente in diretta. Rimanete quindi ancora in collegamento con noi per qualche minuto, perché chiaramente non possiamo andare via senza prima avere sentito uno tra gli interpreti, tra i protagonisti della partita appena andati in scena qui al Palazzetto Cheope, conclusasi con il successo del Bressanone sul Tirol per 22-37 sulla Casalgrande Padana. Nossing. Ubi. Dovremmo avere l'allenatore. Oppure Sofia, la ragazza. Ancora qualche istante, signore e signori, vi facciamo sudare un po' le vacanze di Pasqua in questo caso, ma vale veramente la pena, perché non possiamo andare via senza prima aver ascoltato qualcuno di Bressanone sul Tirol, non Asia Mangone, che è qui a destra della nostra postazione, che abbiamo appena salutato. Bene, ci siamo, signore e signori. Sofia Ghilardi, Fiat Lux et Lux Facta Est, Bressanone su Tirol, grazie mille. Intanto congratulazioni per questa importante vittoria, e ti chiedo subito qual è stato, possiamo dire, il segreto che ha favorito questo largo successo. Difficoltà vostre nei primi 20-25 minuti, e poi che cosa è cambiato? Ma secondo me ci credevamo troppo, cioè dovevamo vincere questa partita per essere sicure di essere prime in classifica e quindi iniziare i playoff da prime, e l'abbiamo voluto troppo, e si è visto penso anche in campo nel secondo tempo più che nel primo. La Casalgrande Padana come la hai vista questa sera? Te la in pratica saresti aspettata così, oppure avresti pensato a un altro tipo di appunto gioco e di squadra? No, in realtà me l'aspettavo così, mi piace molto come squadra perché giocano con molte ragazze giovani, si vede che sono amalgamate, hanno comunque Ilenia Furlanetto che è esperta, però insieme a lei ci sono appunto ragazze giovani che stanno facendo esperienza, quindi un bel gruppo. In questa fase come è in pratica state in questo momento fisicamente e anche moralmente? Siete al 100%, al 90%, all'80%, a che punto siete? Allora, fisicamente non siamo messe benissimo, infatti adesso useremo queste settimane per recuperare un po' infortuni, gente che anche oggi ha giocato ma non sta al 100%, e invece mentalmente siamo un po' stanche ovviamente, ma cariche per vedere come andrà a finire questo campionato. Assolutamente. Ultima cosa, Salerno, Emestrino e Pontigna. La più temibile chi è tra queste tre? Vabbè, penso quella che ha vinto più trofei è Salerno, quindi
direi quella. Ma oggi dico, oggi come oggi? Tutte e tre le squadre sono abbastanza competitive, quindi è dura. Abbiamo fatto fatica a giocare contro tutte, perciò non lo so, che vinca il migliore. Assolutamente sì, in bocca al lupo quindi a Brescia Annone su Tirol. Grazie mille a Sofia Ghilardi. È abbastanza tardi, ma è valsa la pena di aspettare fin qui. Ancora una volta ribadiamo il risultato qui al Palazzetto Cheope, Casagrande Padana 22, Brescia Annone su Tirol 37. Grazie ancora una volta per essere stati in collegamento con noi. Alla prossima e a voi Milano!